Fiorentina. Milenkovic. Sono qui da 6 anni, ho rinnovato 2 volte. Sono felice. Ogni mercato si parla tanto, però io sono qui da 6 anni. Ho rinnovato 2 volte, sono contento di stare qua e non aggiungo nient'altro. Così Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham. Juventus, per LA fascia destra piace Lucas via ZQU e Z del Real. La Juve va a caccia di esterni e secondo quanto riporta Sky il primo obiettivo dei bianconeri sarebbe Lucas Vázquez del Real Madrid, che va in scadenza di contratto tra un anno e costa circa 8 milioni di euro. City, Guardiola. Lautaro mai una possibilità. Intervistato da ESPN, Pep Guardiola ha parlato così di Lautaro Martinez, che sabato sarà tra i pericoli principali per i Citizens a Istanbul, ma in passato si diceva avrebbe potuto indossare la maglia degli inglesi, se lo volevo nel 2020. Hai mai visto un giocatore al mondo che il City non voleva ingaggiare? È un giocatore eccezionale, è campione del mondo, ma quell'anno avevamo già Aguero e Gabriel Jesus, quindi non è mai stato una possibilità. CHELSA, anche Kanté verso l'Arabia Saudita. Dopo Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, l'Arabia Saudita si appresta a cogliere un altro campione. Alcuni emissari dell'Al Ittihad, lo stesso club che ha raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Benzema, si sarebbero recati a Londra per mettere nero su bianco la proposta economica per l'ingaggio di N'Golo Kanté. Proposta di ingaggio di circa 100 milioni di euro a stagione, inclusi i diritti di immagine e i diversi accordi commerciali, per portare in Arabia il classe 91 del Chelsea. Barca, Xavi chiama Messi. Dipende da lui. Il Barcellona si è aggiudicato 2-0 l'amichevole contro il Vissel Kobe organizzata per rendere omaggio ad Andrés Iniesta, ma l'argomento del giorno e del momento resta quello del possibile ritorno di Leo Messi. La situazione è nelle mani del presidente e del padre di Leo, quindi vedremo come andrà a finire. Alla fine è una decisione di Leo, ha dichiarato Mr. Xavi. Siamo contenti, per il momento abbiamo local piano di fattibilità e ora ci metteremo al lavoro per acquistare i rinforzi di cui abbiamo bisogno. Atalanta, Gasperini resta. Atalanta Bergamasca Calcio, nella persona dell'amministratore delegato Luca Percassi, è lieta di annunciare la permanenza di mister Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra. Dopo il summit tenutosi nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno, le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme un percorso iniziato 7 anni fa e nobilitato da grandi risultati. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il club augurano a Mr. Gasperini buon lavoro. Benzema ha firmato con l'Al-Ittihad fino al 2026. Karim Benzema raggiunge Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Dopo aver lasciato il Real Madrid, il pallone d'oro in carica ha firmato infatti fino al 2026 con l'Al-Ittihad, club rivale di l'Al Nassr di CR7. Il Genoa prolunga il contratto a Gilardino, rinnovato al 2025. Il Genoa ha rinnovato il contratto con l'allenatore della promozione in A Alberto Gilardino. Il matrimonio si rafforza. Il contratto che aveva già col club rossoblù era in scadenza il 30 giugno 2024, è stato ora allungato di un'altra stagione e quindi adesso l'intesa avrà durata biennale, fino al 2025. West Ham, SOUCK, sono stato vicino ai Viola. Giocare qui è speciale.
Ammetto che c'è stato un interessamento della Fiorentina 6 mesi prima del West Ham. È stato un grande onore, ma giocavo in Champions con lo Slavia Praga e volevo disputarla con loro. Dopo è arrivata la chiamata da Londra. Così Thomas Suchek, centrocampista del West Ham, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina. Lione, addio ufficiale a Diawar. Titoli di coda ufficiali per Roussem Aouar all'Olympique Lione. Il club ha salutato il giocatore in scadenza attraverso i propri canali social. Il centrocampista dovrebbe giocare nella Roma la prossima stagione. Dalla Francia. Naglsmann atteso a Parigi per trattare col PSG. Il DS del PSG Luis Campe ha comunicato questa mattina a Christophe Galtier che non è più l'allenatore della squadra. Lo scrive Le Parisien, secondo cui il PSG sta lavorando sodo per trovare il nuovo tecnico con Julian Nagelsmann indicato come prima scelta. Il tecnico tedesco è atteso mercoledì a Parigi per proseguire le discussioni con i vertici del club francese, visto che i contatti sono iniziati diverse settimane fa. L'arrivo di Thierry Henry come vice allenatore di Nagelsmann è ancora allo studio. I due uomini hanno infatti discusso molto recentemente per discutere di una possibile collaborazione. Manchester City, Guardiola, futuro? Sto ancora bene qui. Pep Guardiola non sembra legare all'esito della finale di Champions League il suo futuro alla guida del Manchester City. Il futuro? Me lo dovete chiedere dopo. Quando ho rinnovato è perché sto ancora bene qui. Ho tutto di cui un allenatore ha bisogno al City, ha detto a Sky. Juve, Di Maria saluta, vado via amareggiato per non aver vinto. Angel Di Maria ha ufficializzato il suo addio alla Juventus. Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte. Grazie a tutti i miei compagni per l'affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio, vi porto nel cuore, ha scritto su Instagram. Gladbach, Seoan, e nuovo allenatore. Gerardo Seoane è il nuovo allenatore del Borussia Mönchengladbach. A sorpresa, è il Gladbach ad accaparrarsi l'ex manager del Bayer Leverkusen, accostato negli scorsi giorni anche all'Atalanta. 44 anni, Seoane nella sua carriera ha allenato Lucerna e Young Boys prima di trasferirsi in Germania. Palermo, Brunori fino al 2027. Con un post su Twitter il Palermo ha ufficializzato il rinnovo fino al 2027 di Matteo Brunori, attaccante acquistato a titolo definitivo dal club rosanero l'estate scorsa dopo la promozione in Serie B. Inter, Calhanoglu, prolungherò il contratto. Hakan Calhanoglu ha annunciato che a breve prolungherà con l'Inter. Sì, prolungherò il mio contratto. Abbiamo già concordato tutte le parole riportate da NTV. Punto. Sono felice qui, non voglio andarmene. Cercherò di giocare ai massimi livelli per tutta la mia carriera. Questo è il mio primo obiettivo, sperando ovviamente di non avere infortuni. Come ho detto, la situazione del mio contratto è chiara, firmerò nei prossimi giorni. Nacho rinnova col Real. Nacho Fernández rimarrà un altro anno al Real Madrid. Secondo quanto riportato da The Athletic, il difensore ha deciso di prolungare l'accordo in scadenza il 30 giugno, oltre alla firma il centrale delle Merengue indosserà la fascia da capitano.
Nei giorni scorsi il giocatore era stato accostato all'Inter. Tottenham, ufficiale, POSTECHOGL, ho un nuovo allenatore. Ufficiale, sarà Ange Postecoglou il nuovo allenatore del Tottenham dalla prossima stagione. L'ex manager del Celtic, australiano di origini greche, ha firmato un contratto quadriennale. Niente Luis Enrique dunque per gli Spurs. Napoli, Kim ha un passo dal Manchester United. Kim potrebbe aver chiuso la sua avventura al Napoli dopo un solo anno. Il difensore coreano, infatti, sarebbe a un passo dal Manchester United, che lo porterebbe in Premier League pagando la clausola da 60 milioni di euro. Secondo il Mattino, avrebbe già fatto il trasloco dalla sua casa di Posillipo. Il suo sostituto potrebbe essere Scalvini dell'Atalanta o Ito dello Stoccarda, ma molto dipenderà da chi sarà il nuovo tecnico azzurro.